Care colleghe, benvenuti. Proseguono i lavori della nostra commissione. Informo che ai sensi dell'articolo 33,4 del regolamento è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla Web TV e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori. Avverto inoltre, come da prassi, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico. Saluto tutti i colleghi che sono qui in aula, saluto le colleghe e i colleghi che sono in video collegamento, in particolare da parte mia e di tutta la Commissione, un caloroso saluto alla nostra Presidente, la senatrice Liliana Segre, che è collegata in videoconferenza. I lavori di oggi continuano la nostra indagine conoscitiva su natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi d'odio, con particolare attenzione all'evoluzione della normativa europea in materia. Abbiamo oggi con noi in audizione il professor Mario Caligiuri, che ringrazio, che è qui presente in aula. Il professor Mario Caligiuri è presidente della Società Italiana di Intelligence, nonché professore ordinario di Intelligence, Educazione, Sicurezza e Pedagogia della Comunicazione presso l'Università degli Studi della Calabria. Il professor Caligiuri si trova a Roma per altri impegni istituzionali, ha chiesto di poter svolgere la sua audizione in presenza e per questo è qui con noi e al professor Caligiuri do immediatamente la parola per l'illustrazione della sua relazione. Prego, professore. Scusate, non so se sia un problema mio, ma non si sente. No, no, è di tutti, non si sente. Allora, grazie per questa segnalazione, collega Garavini. Riprendo di nuovo. aspetti, professore, vediamo Sì, tecnicamente. non era chiuso. Allora, la prego, professore, di ricominciare Riprendo, sì. dall'inizio. Grazie. Prima di tutto ringrazio per la convocazione in questa commissione così significativa che è presieduta da una senatrice a vita con la storia di Liliana Segre, che saluto e ringrazio, così come tutti gli onorevoli componenti della Commissione. L'analisi che proverò a compiere sarà in chiave di intelligence, utilizzando tre livelli di lettura: culturale, interpretativo e predittivo. Chiariamo che col termine intelligence si identificano tre aspetti diversi: un apparato, i cosiddetti servizi segreti, un metodo, la trattazione delle informazioni, e una funzione, il complesso delle attività di raccolta, analisi e diffusione delle informazioni. Ogni fenomeno, per essere compreso, va inquadrato nella sua vera natura, che è quella culturale, tenendo conto della trasformazione del concetto di cultura, che non è tanto e solo la conoscenza del passato, quanto la capacità di prevedere l'avvenire. La trasformazione culturale che ha riguardato l'intelligence si può datare, dal mio punto di vista, in una data precisa, il 7 gennaio del 2015, quando c'è stato l'attentato a Charlie Hebdo. E da quel giorno non trascorre ora che in televisione e poi sui quotidiani il giorno dopo che non venga citata la parola magica intelligence. E da allora c'è una trasformazione che ha riguardato questo settore, non più come luogo oscuro dello Stato, ma strumento fondamentale di difesa delle democrazie, da strumento per prevedere a strumento per interpretare, poi da elemento esoterico per gli apparati di polizia o le istituzioni dello Stato, a strumento per tutti. Ogni fenomeno viene inevitabilmente amplificato dalla rete, sia negli aspetti positivi che in quelli negativi. Quelli positivi, la diffusione della conoscenza e dei contatti, quelli negativi, l'illusione della conoscenza e l'inesistenza della privacy.
Si propone quindi una lettura laterale del fenomeno attraverso l'intelligence intesa come metodo per individuare le informazioni rilevanti, informazione interpretativa e predittiva. Svolgerò molto rapidamente 5 brevi nuclei tematici più una conclusione che riguarda il nostro Paese. La prima, analisi di intelligence della mozione istitutiva della Commissione. Riflettere sulle cause piuttosto che sugli effetti. Considerare che la rete è diventata inevitabilmente anche il prevalente luogo sociale dell'odio. Verificare le dinamiche che vengono prima della rete, che non possono essere l'alibi o la spiegazione per tutto. Essere consapevoli che l'hate speech non rappresenta un semplice fenomeno, ma è uno strumento di potere, utilizzato a più riprese nel corso della storia per conquistare e consolidare il consenso, sfruttando e manipolando il disagio sociale. Valutare con cautela i dati, perché va verificato come si raccolgono, si comparano, si interpretano e la loro attualità. Da soli non significano nulla. Monitorare come Parlamento italiano, che ha sede a Roma, anche le persecuzioni religiose sui cristiani nel resto del mondo. Osservare che se incerta è la definizione di hate speech, incerto ne sarà anche il contrasto. Analizzare il fenomeno del negazionismo del genocidio alla luce delle considerazioni di Hannah Arendt sulla scomparsa della verità, che poi inevitabilmente investe tutti i campi. Affrontare il tema dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere o di altre particolari condizioni fisico-psichiche alla luce della fluidità della società digitale, che rende tutto più indefinito, vero, falso, legale, illegale, notte, giorno, uomo, donna. Compiti impegnativi attendono dunque la Commissione e occorre grande equilibrio per affrontare problemi che sono decisivi. Secondo punto, la contestualizzazione culturale. Dal mio punto di vista, alla base di tutto, c'è la radice che fonda la cultura dell'Occidente, il meccanismo vittimario del capro espiatorio, che ha origini ebraiche e si trasferisce nella visione cristiana. Gesù che si immola per mondare i peccati dell'uomo. Lo ha spiegato René Girard in Delle cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. E si tratta di cose nascoste proprio perché stanno davanti agli occhi di tutti. La logica del capro espiatorio non è un'esclusiva dell'Occidente, dove si è concretizzata non solo nella secolare persecuzione degli ebrei culminata con l'orrore della Shoah, ma anche manifestatasi con la caccia alle streghe, che nella lettura di Giorgio Galli potevano ricomprendersi nella tradizione del pensiero alternativo che influenza le decisioni politiche e quindi gli sviluppi storici. Come vanno ricordati tra gli altri, l'eccidio degli armeni, l'istigazione alla paura e all'odio verso i diversi, gli stranieri e gli immigrati. Oggi potremmo sostenere che l'odio deliberatamente veicolato contro il diverso rappresenta un vero e proprio strumento di potere. Terzo, le dinamiche del disagio sociale. Oltre ai fattori storici e culturali, l'odio, le discriminazioni, le intolleranze hanno tutte un'origine precisa. Il disagio sociale che si manifesta in modi disparati. Il disagio sociale a sua volta prende spunto quasi sempre dalle ingiustizie sociali, alcune delle quali sono strutturali e che a livello individuale, familiare, sociale e nazionale determinano precisi rapporti di potere. Le cause del disagio sociale sono molteplici. L'immigrazione, la diminuzione del potere d'acquisto in Occidente, già prima della pandemia, la rivoluzione nel lavoro, l'espansione dell'intelligenza artificiale, la trasformazione del potere, la disinformazione, la decadenza della sfera pubblica. Il fattore educativo è un aspetto fondamentale ed è il quarto punto. Nella mozione istitutiva della Commissione del 30 ottobre 2019 questo aspetto non è stato approfondito. Elenchiamo alcuni temi. Nella società del web sarebbe importante un utilizzo responsabile, quindi occorrerebbe una patente come quella che aveva auspicato, inascoltato, Karl Popper per la televisione. Secondo, occorre studiare le posizioni sulla superiorità della razza, etnia, nazione o gruppo, per smentire scientificamente, piuttosto che lasciarle in balia delle incontrollabili discussioni sui social. Bisogna riflettere su studi come quello di Cesare Lombroso, che tanti dibattiti, anche recentemente, sta causando nel nostro Paese, così come esaminare studi scientifici controversi, in base ai quali le differenze nel quoziente intellettivo e nei test scolastici siano in parte spiegate da fattori genetici. Così come anche il tema delle radiazioni solari,
che influenzerebbero l'apprendimento e le condizioni di salute delle popolazioni, nonché l'efficienza delle istituzioni pubbliche. E poi ancora l'effetto Flynn, secondo il quale l'incremento del quoziente intellettivo medio delle popolazioni nel tempo sia in parte dovuto a meccanismi epigenetici, cioè l'interazione con l'ambiente, oltre che appunto a fattori ambientali. Ancora, incide il fattore della disinformazione, che si manifesta in un modo preciso, la dismisura dell'informazione da un lato e il basso livello sostanziale di istruzione dall'altro. Per comodità di analisi, parliamo del nostro paese, da noi il 75% non sa comprendere una semplice frase nella nostra lingua. Sono le stesse persone che rispondono ai sondaggi, che viaggiano sui social e che votano. Ancora, il fenomeno del multiculturalismo è fallito sia nella versione francese che in quella britannica. La scuola può svolgere un ruolo importante, soprattutto in due direzioni. L'età prescolare, quando si formano le capacità cognitive, e anche si può educare al concetto della tolleranza, che è la base della società aperta. E d'altro canto, per confrontarsi con identità forti, bisogna rafforzare l'identità dell'Occidente, che inevitabilmente è rappresentata dalla cultura cristiana. Ancora, il fattore educativo incide nella considerazione dei fatti e dei numeri, per cui occorre necessariamente prendere atto dei fatti e quindi della realtà, così come dei numeri, senza però approdare alla deriva culturale del dataismo, perché si può manipolare la realtà e mentire proprio attraverso i dati. Osserva Luca Ricolfi. Se ci dicono che l'inflazione è stata del 2,75% o che il PIL è cresciuto dello 0,4% o che il deficit è all'1,9%, noi ci crediamo, ma non dovremmo farlo. Almeno per tre ragioni. Le informazioni su cui si basano queste previsioni sono inevitabilmente incomplete. Le procedure di raccolta e elaborazione prevedono una miriade di decisioni arbitrarie. Il margine di errore delle stime è sconosciuto. Ma soprattutto il dato definitivo di norma esce dopo 4 anni ed è difforme sostanzialmente dalle previsioni. L'importante è quindi l'interpretazione e la contestualizzazione dei fenomeni. In tale quadro l'intelligence serve per semplificare la complessità. La definizione più efficace di intelligence l'ha data Bill Gates, parlando di altro. Ho una certezza semplice ma incrollabile. Per prevalere sugli altri occorre eccellere nel terreno dell'informazione, cioè su come si raccolgono, analizzano e utilizzano le informazioni. Praticamente Bill Gates ha parlato di intelligence. Quindi bisogna evitare le analisi schiacciate sul presente. I dati vanno contestualizzati e correttamente interpretati. Non a caso i servizi di intelligence israeliani stanno assumendo contemporaneamente hacker per raccogliere le informazioni nei recessi della rete e laureati in filosofia per interpretarle. Quinto e più importante nucleo tematico, intolleranza come strumento di potere. L'intolleranza è un autentico e raffinato strumento di potere, per cui abbiamo visto che lo strumento dell'intolleranza, dell'appartenenza religiosa ed etnica sono armi retoriche utilizzate sempre di più nel dibattito pubblico del XXI secolo, dove le differenze sono principalmente culturali. I fenomeni di intolleranza sono uno strumento di potere inevitabilmente destinato a crescere. Quali sono i possibili scenari nell'ambito dei quali i fenomeni di intolleranza e razzismo si possono sviluppare? L'immigrazione, che sarà crescente nei prossimi anni, perché è collegata con i disequilibri del mondo, ce lo spiega benissimo Paul Collier. Ancora, l'instabilità medio orientale, in particolare la questione palestinese, è destinata ancora a rappresentare una linea di faglia di separazione degli equilibri mondiali. Il terrorismo fondamentalista, che potrebbe essere destinato a mettere in pratica ancora la teoria del nemico lontano, in alternativa al nemico vicino, rappresentato dai regimi moderati dell'Islam. Le nuove dimensioni del controllo geopolitico non saranno più i mari, il centro della terra e lo spazio aereo, ma il controllo avverrà sempre di più esercitato nel cyberspazio, attraverso il quale si punterà al dominio della mente. E per cui le idee che si trasmetteranno avranno due caratteristiche: aumentare i consumatori e stabilire relazioni di potere. Nel nuovo ordine mondiale si possono profilare diversi scenari: un secolo americano, un secolo cinese, c'è addirittura chi parla di secolo nigeriano. L'intelligenza artificiale potrà essere protagonista assoluta
di questo secolo. Vladimir Putin nel 2017 diceva che chi controlla l'intelligenza artificiale controlla il mondo, mentre per lo storico israeliano Yuval Noah Harari si possono profilare due distinte razze umane, una ristretta minoranza che gestirà l'intelligenza artificiale e le moltitudini che ne saremo guidate. Ha molto fatto discutere quanto accaduto a Detroit nel 2019 con l'arresto per rapina del cittadino americano di colore Robert Williams, che era innocente, ma che era stato suggerito da un algoritmo di riconoscimento di immagini usato dal Dipartimento di Polizia dello Stato del Michigan. È stato dimostrato che l'algoritmo aveva un bias razzista, perché assegnava un rischio doppio di recidiva alle persone di colore rispetto ai bianchi nelle stesse condizioni. Il tema del linguaggio è un tema fondamentale, perché oggi purtroppo a livello politico più che sulla realtà si agisce sulle immagini e sulle parole. In un film del 2013 del controverso regista danese Lars von Trier si ascolta: dalle mie parti è un segno di amore chiamare negro un nero. Ogni volta che una parola diventa proibita si toglie una pietra dalle fondamenta della democrazia. La società dimostra la sua impotenza di fronte a un problema concreto togliendo le parole dal linguaggio. L'ultimo punto, il ruolo dell'intelligence statale, è molto importante. L'intelligence ha un ruolo decisivo per anticipare gli scontri culturali e la guerra normativa. Quindi potrebbe essere opportuno fare accentuare l'attenzione dell'intelligence nelle collaborazioni comunitarie e internazionali sul tema della prevenzione delle discriminazioni e del razzismo, che peraltro sono già oggetto di attenzione in relazione all'immigrazione e alle vicende geopolitiche. Conclusioni. In questa analisi culturalmente di intelligence ho cercato di contestualizzare il fenomeno e la capacità è fondamentale di contestualizzare. Nella legge istitutiva della Commissione si è fatto riferimento alla legge Fiano, che riprende un preciso e inderogabile dettato costituzionale. Dal mio punto di vista, pur non dovendo assolutamente sottovalutare alcuni fenomeni estremi, in Italia non esiste la possibilità di un ritorno del fascismo per come storicamente lo abbiamo conosciuto, perché c'è molto di peggio, e cioè le condizioni sociali e culturali che hanno reso possibile l'arrivo della dittatura, cioè la crisi del sistema democratico. Ancora, l'immigrazione è destinata ad aumentare anche nel nostro paese, provocando disagio sociale nelle periferie delle grandi città ulteriormente fuori controllo, che vedrebbero anche l'incremento delle mafie straniere, tra cui quella nigeriana, albanese e sudamericana. Le conseguenze della pandemia potrebbero di nuovo radicalizzare lo scontro tra nord e sud del paese, facendo rinascere tendenze separatiste settentrionali. Sempre collegato con la pandemia c'è l'ulteriore infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia, come spiega nel suo ultimo libro Nicola Gratteri, fenomeno che era già stato riscontrato dopo la crisi del 2008. L'ulteriore prevedibile abbassamento del livello di istruzione nel nostro paese inciderà sull'economia e sulla democrazia, con ricadute inevitabili nei rapporti tra cittadini e con l'emergere di sentimenti e comportamenti negativi verso i diversi comunque considerati. La guerra normativa, insieme con le guerre dell'informazione e quelle psicologiche, potrebbe rendere i nostri concittadini maggiormente vittime della disinformazione, tanto più che c'è una ricerca dell'Ipsos del 2018 che ha rilevato, tra decine di paesi, che siamo la nazione dove la percezione dei fatti è quella più distante dalla realtà. Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale potrebbe provocare ulteriori problemi sul mercato del lavoro, già storicamente in sofferenza. Concludiamo da dove siamo partiti. Nella storia italiana, a torto a ragione, abbiamo avuto tanti esempi di capro espiatorio. Mussolini a Piazzale Loreto, Aldo Moro ucciso nel maggio del 78, Bettino Craxi morto ad Hammamet e ultimamente Luca Palamara espulso dall'Associazione Nazionale Magistrati. Pertanto, quando si va al potere, per mantenerlo occorre trovare il nemico vicino e il nemico lontano. Pertanto l'odio va considerato non come semplice fenomeno storico e sociale, ma come strumento di potere. Anzi, in questa fase della storia, la leva del potere più importante. Basta assistere una sera, anche stasera, a qualsiasi talk show televisivo per verificare come gli scontri siano sempre frontali, al fine di coltivare fedeli, mentre nei TG le dichiarazioni degli esponenti politici e istituzionali, come sostiene Regis Debré, sono pagine di pubblicità. Il problema dell'intolleranza è dunque eminentemente politico e non è fuori del sistema politico.
ma dentro il sistema, probabilmente è costitutivo del sistema. Bene, grazie professor Caligiuri per questa sua relazione. Colleghi, chi vuole intervenire? Io ho alzato la mano. Allora, senatrice Fedeli, poi il senatore Bagnai, prego. Intanto volevo ringraziare particolarmente il professore perché la sua analisi, la sua descrizione del fenomeno a me pare particolarmente importante e significativa degli argomenti, della visione, delle articolazioni che ci ha presentato e di notevole pregio, quindi lo volevo ringraziare. Vorrei porre al professore questa domanda proprio per l'articolazione, la profondità degli elementi che lei ci ha posto e anche in qualche modo la sua valutazione conclusiva, se già nella sua funzione, nella sua molto importante, diciamo anche, lavoro quotidiano su tutti questi temi, lei ritiene che sia giunto il momento perché la politica sappia affrontare con strumenti nuovi esattamente questo fenomeno, perché lei lo ha talmente articolato, ha anche citato ciò che significa la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale nell'uso del potere, e quindi se serve e quale, se avete già e se lei già in qualche modo ragionato su quali strumenti andrebbero utilizzati in termini innovativi per governarlo questo processo e per ovviamente affrontare il tema drammatico e le conseguenze drammatiche sulle persone, sui cittadini, della disinformazione, delle campagne di odio e quindi degli strumenti anche dei dati, come lei diceva, legati poi a una modifica sostanziale della partecipazione democratica, anche e soprattutto nelle fasi, secondo me, che riguardano le elezioni. Quindi c'è un inquinamento che va, secondo me, disvelato e in qualche modo affrontato. Grazie. Grazie senatrice. Senatore Bagnai, prego. Grazie Presidente. Ringrazio anch'io il professor Caligiuri per aver dato un ampio respiro culturale alla sua esposizione. Certo, questo, diciamo, non può mai essere considerato come un elemento negativo. Tuttavia devo dire che, e peraltro questa cosa ha accomunato anche altri intervenienti in questo ciclo di audizioni, insomma abbiamo visto per esempio un importante dirigente della Polizia di Stato diffondersi su aspetti psicologici, culturali del fenomeno dell'hate speech, però anche in quel caso, e devo dire un po' anche in questo, mi sono mancati un po' gli aspetti tecnici, nel senso che avendo visto la parola intelligence e essendo partiti in questa commissione da una petizione di principio che in realtà è stata contestata in una delle ultime audizioni segnatamente dal professor De Martin, che il luogo dell'odio è il luogo della rete, il luogo cibernetico, un luogo cui con strumenti di intelligence ovviamente si accede, io mi sarei aspettato qualche rilievo tecnico su quali strumenti i nostri apparati di intelligence hanno per monitorare questo fenomeno, che sappiamo benissimo che è un fenomeno che ha anche una dimensione, diciamo, di aggressione geopolitica, insomma, non so, banalmente, i famosi bot russi che c'erano, non c'erano, hanno fatto vincere noi, hanno fatto perdere loro, cioè tutta sta roba qui, si misura, non si misura, ecco, mi sarei aspettato che se ne fosse parlato, magari se ne potrà parlare. Poi ho avuto anche un problema io personale nel distinguere nell'esposizione frasi, diciamo così, lo status di alcune frasi. Cioè non, magari nel testo scritto poi mi potrei soddisfare da me questa curiosità, ma faccio alcuni esempi. Quando per esempio, spiego anche cosa intendo per status delle frasi, cioè non ho capito se alcune frasi che mi sono annotato così a campione, ecco, scusatemi per l'operazione, io ho una matrice statistico-quantitativa, quindi diciamo non pretendo che questo sia un campione rappresentativo, lo dico subito, non ho capito se erano frasi riportate dal relatore o frasi che esprimevano il pensiero del relatore. Esempio. La frase «la rete è diventata un luogo sociale prevalente dell'odio» e questo è ciò che il relatore diciamo, pensa e ci viene a dire e ci comunica, nel qual caso sarebbe interessante che lo motivasse,
oppure lo poneva questa frase, come dicono a sinistra, a tema, nel senso che voleva aprire un dibattito su questo, su questa affermazione. L'identità dell'Occidente è data dalla cultura cristiana, altra frase che ho colto. Io, sinceramente, al Vecchio Testamento rinuncerei malvolentieri, quindi nella mia identità ci metterei anche altro, insomma. E devo dire che adesso magari verrò espulso dal partito per questo, ma insomma anche la cultura araba ha fatto tanto. Per esempio ci ha tramandato Aristotele, spero che adesso i miei colleghi non mi caccino per questa affermazione azzardata. Oggi si agisce sulle parole. Qui abbiamo insomma un intellettuale che viene da una regione che una volta apparteneva a quell'area identificata come Magna Grecia. Ma perché Lisi e Demostene su cosa agivano? Cioè anche ieri si agiva sulle parole, magari si agiva meglio, tant'è che Lisi e Demostene, diciamo, ancora ce li ricordiamo, mentre Napalm 57, verosimilmente, anche se preoccupa tantissimo questa commissione, diciamo così, rimarrà una increspatura, ci passa attraverso come in questo momento alcuni milioni di neutrini ci stanno passando attraverso, come ben sanno i colleghi, almeno quelli di alcuni partiti qua dentro. E percezione di sta più distante dalla realtà in Italia, e qui chiudo, vedo uno sguardo a monitore giustamente del Presidente, quindi sono alcune cose che hanno, tenete presente che hanno anche un risvolto tecnico, nel senso che, per esempio, quando si dice che in Italia la percezione dei corpi elettorali è più distante dalla realtà che altrove, allora sempre per tornare a, diciamo, la cultura greca, no? Le metriche sono state introdotte in matematica da Pitagora, il teorema di Pitagora, e quindi ce lo ritroviamo poi in tutta una serie di generalizzazioni. Ecco, allora io chiedo su quale metrica, su quale teorema abbiamo così determinato questo allineamento della percezione degli italiani dalla realtà, e anche, visto che ho un interlocutore di grande spessore culturale, da quale realtà? Perché se vogliamo essere filosofi dobbiamo anche interrogarci su che cosa sia la realtà. Più in generale, io ho colto un'intonazione che spero di aver colto male, nel senso che, insomma, giustamente è stato deprecato, sono stati deprecati problemi latamente assimilabili a livello culturale degli italiani, ma sottolineando che poi queste persone votano. Ora, non ho capito se fra le proposte che dobbiamo portare avanti qua dentro c'è anche quella del patentino per votare. Non è un'assurdità, cioè è un'assurdità naturalmente, ma è stata portata avanti anche dagli intellettuali, nel senso che non facevano un lavoro, ecco, d'accordo, manuale, facevano un lavoro intellettuale. Personalmente io sono abbastanza contrario, sono abbastanza, diciamo, appassionato dell'idea che il feticcio della competenza serva a certi scopi, anche di orientamento politico, e che, diciamo così, non sia necessaria una patente per votare. Quindi, visto che qui stiamo parlando fondamentalmente di metodi di manipolazione del consenso politico, una chiarezza su questi punti mi sembra abbastanza importante, penso di poterla chiedere. Qualsiasi approfondimento tecnico sarà gradito. Grazie, grazie Presidente. Grazie a lei, senatore Bagnai. Il senatore Urraro, prego. Grazie Presidente, ringrazio il professor Caligiuri per la relazione in rappresentanza della Società Italiana di Intelligence. Qualche spunto, anche qualche richiesta per capire dal loro osservatorio scientifico circa l'uso e la pericolosità di strumenti di intelligenza artificiale, questo nuovo corso contro il quale ci troviamo a radicare anche la nostra indagine conoscitiva. Il focus in prevalenza questa mattina sta vertendo sugli hate speech attraverso il web, che costituiscono comunque un profilo autonomo che merita una trattazione autonoma per le sue caratteristiche di persistenza, ma soprattutto per i meccanismi degli algoritmi confermativi dei motori di ricerca che consolidano opinioni d'odio in diversi gruppi omogenei. Questi aspetti però sono resi ancora più pericolosi per l'uso di strumenti di intelligenza artificiale, in grado a loro volta di elaborare autonomamente, attraverso l'apprendimento, un'esigenza sottesa al discorso d'odio specifico, e di rilanciarlo attraverso risposte non operate dall'agente umano e quindi in tempi
molto rapidi. Il tema si lega all'utilizzo per finalità anche latamente politiche di false notizie diffuse in analoga maniera. Pensiamo alle famose fake news, creandosi un intreccio particolarmente delicato per la diffusività potenziale di campagne d'odio basate su informazioni false. Una autorevole società italiana di intelligence sicuramente avrà organizzato, cioè, un focus, un'indagine specifica sul punto, che a noi interessa non poco per completare il quadro della nostra indagine conoscitiva sotto questo aspetto. Grazie. Grazie senatore. Ci sono altri interventi? Non so se tra le persone, tra i nostri colleghi che ci stanno seguendo in videoconferenza, non mi pare. Professore, aggiungo io alcune considerazioni. Lei ha molto insistito su un tema che è uno dei filoni della nostra indagine conoscitiva, perché è uno dei filoni della mozione istitutiva della nostra commissione, ovvero il rapporto che c'è tra l'ecosistema dei social network, della rete, e i discorsi d'odio, in particolare i discorsi di istigazione all'odio. Ha parlato di rete come prevalente luogo sociale dell'odio, ha parlato di hate speech come strumento di potere capace di manipolare scientificamente il disagio sociale, ha affermato se incerta è la definizione, incerto è anche il contrasto, ha parlato di intolleranza come strumento di potere. Ecco, questo legame, questo rischio potenziale tra corroborato dai dati che le prime audizioni in questa commissione ci hanno inviato, tra appunto il discorso di istigazione all'odio e l'ambiente dei nuovi media, sono stati affrontati da tutti in queste audizioni, anche nell'ultima, quella del professor De Martin, che prima veniva citato, dalla quale appunto si evince comunque che la rete è un formidabile facilitatore anche dei discorsi d'odio. Ecco, vorrei dalla sua esperienza sapere se lei appunto ritiene che quello che molti amministratori dei social network, penso a Facebook, rivendicano come i risultati raggiunti nel rimuovere i contenuti di istigazione d'odio dalle proprie piattaforme attraverso l'intelligenza artificiale, sia effettivamente qualcosa di valido o se invece questi strumenti siano insufficienti, in particolare se lei ritiene che siano insufficienti nell'evitare interferenze durante le elezioni, se lei ritiene ci sia un collegamento tra disinformazione e discorsi d'odio, se lei appunto ritiene ci siano campagne di hate speech al fine di incidere sull'agenda politica e sulle campagne elettorali, e quante di queste sono riconducibili ad altri stati. Infine, e concludo, se lei ritiene che ci sia, dalla sua esperienza, se lei ritiene ci sia una correlazione tra i discorsi di istigazione all'odio online e atti di violenza che avvengono fuori dalla rete. Molti nelle audizioni precedenti hanno insistito su questo punto parlando di diffusione e propagazione. Grazie professore, a lei la parola per la replica. Grazie per le interessanti domande che mi sono state formulate. Ho preciso che
ho cercato di riassumere in circa 15 minuti un testo che poi avrò modo di inviare a tutti i componenti della Commissione, in modo che resti anche come documentazione di questa audizione. Io credo che la cosa importante è quella di essere consapevoli di quella che è la realtà, e perché se il quadro è confuso, i comportamenti saranno poi confusi, sia quelli legislativi sia quelli politici. Ora provo a rispondere alla senatrice Fedeli, che saluto e ringrazio per essere presente. Come la politica può affinare i propri strumenti per governare, per attenuare, per prevedere questo fenomeno che inevitabilmente sarà in crescita, perché la disinformazione è in crescita. La disinformazione c'è sempre stata nella storia del mondo, la retorica, le parole, però oggi viviamo in una fase di passaggio straordinaria, in una metamorfosi. È come se il bruco stia diventando farfalla. Stiamo passando dall'uomo di Neanderthal all'uomo sapiens. È una cesura epocale che non ha riscontri nella storia del mondo. Per cui bisogna prepararsi a questa ibridazione inevitabile che, secondo me, inevitabilmente si verificherà. Quali strumenti? Gli strumenti sono, prima di tutto, comprendere qual è la realtà e le trasformazioni che sono in atto. Perché noi stiamo affrontando la realtà con categorie culturali, mentali e con parole che sono scadute. Quindi noi utilizziamo dei concetti che non trovano riscontro nella realtà. Quindi credo che sia importante partire da questa premessa e cercare di organizzarsi per capire che il fenomeno, come io ho cercato di spiegare, sebbene in maniera troppo succinta per il tempo a disposizione, poi mi auguro che dalla lettura del testo che riceverete potete avere una più ampia visione, credo che sono fenomeni che andranno ad ampliarsi. Quindi nel meccanismo tra competizione e collaborazione a livello globale probabilmente è destinata a prevalere la competizione e non la collaborazione. Questa è una lettura dei fenomeni. Al senatore Bagnai. Quindi il senatore Bagnai dice l'aspetto per quanto riguarda l'intelligence. Il senatore è arrivato leggermente in ritardo, quindi non ha avuto modo di ascoltare, diciamo, la mia introduzione, cui spiegavo che con l'intelligence noi intendiamo... No. Intendiamo... Professor Caligiuri, intendiamo... noi abbiamo anche un collegamento... E quindi tutti i senatori possono ascoltare da remoto. Quindi adesso per, il senatore Bagnai faceva presente che l'ha ascoltata dall'inizio. Prego. Un parlamentare attentissimo, lo seguo con grande attenzione e con stima. E con l'intelligence noi definiamo tre cose diverse. Definiamo sia gli apparati, ma identifichiamo soprattutto un metodo di trattazione di informazioni e un sistema di raccolta, analisi e utilizzo di queste informazioni. Quindi la Società Italiana di Intelligence si occupa del meccanismo culturale, della contestualizzazione culturale, perché la nostra missione è quella di fare diventare l'intelligence materia di studio nelle università del nostro paese. Ora, quando il professore dice se le frasi che ho detto sono attribuibili a me oppure sono riportate, quelle riportate le dico, quelle che non le ho riportate vuol dire che possono essere attribuite a me. Poi nel testo queste cose saranno più precise. Il luogo dell'odio è il luogo della rete, cioè non è una frase originale, ma è una frase vera, perché in questo momento, siamo più di metà della popolazione mondiale collegata a internet. Nel 2025 saremo il 75%, quanto è l'attuale percentuale italiana. Nel 2030 saremo quasi il 100% di persone collegate a internet. Quindi già ora internet è il luogo economico prevalente, è il luogo politico prevalente, è il luogo sociale prevalente ed è il luogo educativo prevalente. Perché le giovani generazioni, non sono loro, stanno per più tempo e con maggiore concentrazione collegate con lo schermo del PC o dell'iPhone che nel dialogo con i propri genitori e con i propri insegnanti. Quindi, dato che il mezzo è il massaggio, come ricordava Marshall McLuhan, è evidente che sono performativi, condizionano
il modo di intendere la realtà. Per quanto riguarda poi l'utilizzo della rete per cercare di manipolare le persone, ma è evidente, perché basta l'esempio di Cambridge Analytica per spiegare che bastano pochi like e si sa le persone per chi votano, qual è il credo religioso, qual è il livello di consumi economici, qual è l'orientamento sessuale. E quindi questi dati vengono ancora ulteriormente raffinati attraverso l'uso della rete e sono stati ulteriormente raffinati in quest'epoca di pandemia, in cui le grandi company della Silicon Valley hanno acquisito una marea sterminata di dati con le quali stanno ulteriormente perfezionando l'intelligenza artificiale. Ancora, l'identità, cioè vorrei spiegare questo, il concetto dell'identità in relazione all'immigrazione e i problemi per quanto riguarda la mancata integrazione si verificano soprattutto con coloro i quali sono di religione musulmana. Perché? Perché hanno un'identità forte. Basta vedere alcuni territori dell'India dove da centinaia di anni ci sono delle presenze musulmane che non si sono potute trasferire negli anni 50 in Pakistan, vista la distanza, che ancora sono giustamente radicate ai loro valori e alle loro tradizioni. Qui c'è una difficoltà, diciamo, di dialogo. Ora, io credo che a un'identità forte, giustamente forte, occorre rispondere con un'identità altrettanto forte. E quindi l'identità dell'Occidente è un'identità, lo diceva Benedetto Croce, che era ateo, non possiamo non dirci cristiani. Questo prescinde dalla se diciamo si crede o non si crede, perché come è noto la fede è un dono di Dio. Ora, io credo che il concetto della cultura, della nostra cultura, sia una cultura oggettivamente cristiana, giudaico-cristiana. Ora, il concetto che si agisca sulle parole è vero, però il problema è che la politica dovrebbe agire anche sui fatti. Quindi non solo sulle parole, le parole per raccogliere il consenso. Però poi dopo, nella pratica concreta del potere, bisognerebbe agire sui fatti, non sulle parole. E non confondere gli annunci con la realtà e la politica con l'intelligenza artificiale. Quindi io credo che questo sia il contesto all'interno del quale le mie analisi si collocano. Per quanto poi riguarda l'indagine dell'Ipsos, c'è sia il documento sia degli articoli, tra i quali quelli di Stefano Di Segni sul Corriere della Sera, che spiegano quelli che sono stati i criteri utilizzati dall'Ipsos per analizzare su decine di paesi il dato per cui tra la realtà e la percezione della realtà il popolo italiano è quello che è più distante dalla percezione della realtà. In un certo senso si potrebbe spiegare anche col basso livello di istruzione sostanziale dei nostri concittadini, perché non solo, lo diceva Tullio De Mauro, tra analfabeti, semianalfabeti e analfabeti di ritorno, il 76% dei nostri concittadini non sa interpretare una semplice frase nella nostra lingua, ma nel 2018, cioè nel 2016, un'indagine dell'OCSE che dice che il 26,9% dei nostri concittadini sono analfabeti funzionali, cioè sanno leggere, scrivere e far di conto, però non sanno utilizzare in maniera appropriata queste abilità di base. E quindi il contesto è questo, i dati sono questi. E allora, grazie per la citazione di Pitagora, senatore, che era dalle mie parti, anche se non viene, diciamo, non viene valorizzato come si dovrebbe. Ora, io credo in definitiva che la rete provochi quello che Zygmunt Bauman prima e Bull Ciul Han dopo hanno evidenziato, è quello dell'effetto sciame. E cioè le ondate di indignazione, come di partecipazione popolare o di consenso, così come velocemente si alzano, così rapidamente si abbassano. Quindi questo è il dato che ci restituisce la rete, che sostituisce la partecipazione con l'illusione della partecipazione. Cito Zygmunt Bauman. Per quanto riguarda invece le riflessioni del senatore Urraro, che dice che ha puntato giustamente l'attenzione sull'intelligenza artificiale, ora l'intelligenza artificiale, ho citato un passaggio nella mia relazione, sarà protagonista inevitabilmente di questo secolo, perché in questo secolo si profila è uno scontro di intelligenze, come
quello scontro di civiltà di cui parlava Huntington, oppure una guerra di intelligenze, la guerra dei mondi degli anni 30, il radiodramma di Orson Welles. Ora, io credo che l'intelligenza artificiale competerà sempre di più con l'intelligenza umana. E i punti di vista sono diversi. Cioè, c'è chi dice che l'intelligenza umana non potrà mai superare, non potrà mai soccombere rispetto a quella artificiale, c'è chi invece sostiene il contrario. Io ritengo convincente il punto di vista di Alan Turing, quando nel 1950 gli domandano: ma le macchine possono essere dotate di coscienza? Alan Turing risponde: sì. Bene, mi pare di capire che abbia concluso, professore. Bene. E allora io voglio ringraziarla naturalmente per questa audizione. Interrompiamo per qualche minuto in attesa di collegarci poi con l'avvocato Alberto Guariso per la seconda parte della nostra commissione. Grazie. Bene, cari colleghi, riprendiamo i lavori della Commissione Antidiscriminazione, proseguono i nostri lavori dell'indagine conoscitiva su natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi d'odio, con particolare attenzione all'evoluzione della normativa europea in materia. Abbiamo adesso in audizione, lo ringrazio, è collegato da remoto, l'avvocato Alberto Guariso, in rappresentanza dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione. Benvenuto avvocato, a lei la parola, prego. Grazie dell'invito, intervengo appunto per conto di ASGI e quindi due parole di presentazione. ASGI è un'associazione inizialmente composta essenzialmente da giuristi, avvocati, professori, magistrati. Successivamente ha esteso il proprio ambito associativo alle associazioni che operano e a coloro che dentro le associazioni operano sotto il profilo giuridico, e ha svolto, crediamo, un ruolo di una certa importanza nella diffusione della conoscenza delle normative in materia di immigrazione e soprattutto nell'utilizzo delle normative e delle necessarie modifiche da portare ad essa in vista di una sempre maggiore tutela del migrante e dei principi di uguaglianza e non discriminazione fatti proprio dalle grandi disposizioni di diritto internazionale. Intervengo quindi essenzialmente nell'ambito dei discorsi d'odio sull'aspetto, sul fattore del quale la nostra associazione si occupa, cioè quello etnia, nazionalità, anche religione, e soprattutto sotto l'aspetto giuridico, che è il nostro proprio come associazione, sapendo quindi, e lo dico già in premessa, le limitazioni del nostro discorso, i forti limiti che incontra l'uso del diritto nell'affrontare la materia di cui stiamo parlando. Il diritto sembra sostanzialmente poter intervenire nella fase patologica del discorso sui discorsi d'odio. Mentre invece sappiamo benissimo, e noi ne siamo i primi consapevoli, che il nostro tema va affrontato in termini preventivi, in termini di cultura, in termini di intervento sulle scuole, temi sui quali avete già parlato, ho visto, con altri interlocutori molto più autorevoli di me da questo punto di vista. Prima osservazione che vorrei fare è relativa al contesto nel quale si muove il discorso giuridico sul tema hate speech. Noi come associazione abbiamo operato obiettivamente molto di più sul cosiddetto ambito della discriminazione, chiamiamola con parola corrente, discriminazione istituzionale, cioè sulle politiche di disuguaglianza tra italiani e migranti all'interno delle politiche pubbliche, e mettendo in rilievo grosse carenze di queste politiche pubbliche, che sono state poi censurate da un orientamento giurisprudenziale uniforme, penso soprattutto all'accesso alle prestazioni sociali, all'accesso alla casa o quant'altro, e poi anche dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia nei casi in cui
nei quali le nostre scelte giudiziarie, attività giudiziarie sono giunte fino alle alte corti. Ora, quello che noi ci chiediamo spesso e che lascio come domanda e come interrogativo alla Commissione, esiste un legame tra i discorsi d'odio e politiche pubbliche di differenziazione tra gruppi sociali tutelati dal diritto antidiscriminatorio, quindi tutelati in relazione, per esempio, al fattore etnia, al fattore nazionalità? Noi crediamo di sì, e quindi crediamo che questo tema delle politiche di uguaglianza debba entrare, possa entrare, mi permetto di dirlo, anche nei lavori della vostra commissione. Ho visto che in molti altri interventi, audizioni che mi hanno preceduto, molti hanno sottolineato l'importanza del reciproco riconoscimento nel contrasto al discorso d'odio, riconoscere l'altro come figura carica di dignità e di uguaglianza nei confronti del pronunciatore del discorso. Allora, se le politiche pubbliche sono orientate invece a una politica di divisione o di separazione per gruppi, anche e soprattutto nell'erogazione dei beni collettivi, questo sicuramente facilita, pone le basi per la diffusione del discorso d'odio. Allora, credo che tenere insieme questi due temi sia estremamente importante. Lo stesso forse, ma il tema è più delicato, quindi mi fermo subito, potrebbe valere anche per il discorso d'odio con riferimento alla religione, quindi all'antisemitismo, in generale il discorso d'odio in ambito religioso. Lì la politica pubblica di riconoscimento della differenza, noi siamo in un contesto in cui la legislazione italiana è da questo punto di vista molto, come sapete, non soffre di particolari carenze o di particolari limitazioni, ma le politiche locali a volte invece ne soffrono. Allora anche lì probabilmente la diffusione di un discorso pubblico capace di riconoscere le identità religiose potrebbe essere utile, e quindi anche la possibilità di riconoscimento dei simboli religiosi dei singoli gruppi potrebbe essere utile al contrasto del discorso. Questo è il tema dell'osservazione di contesto generale che mi premeva fare. Dal punto di vista nostro, del nostro specifico e quindi normativo, quali sono i problemi che si pongono? E mi soffermo esclusivamente sul profilo, diciamo così, civilistico del nostro tema, ritenendo che, ho visto dalle altre audizioni, il tema invece del contrasto, penale sia già stato affrontato. Noi in effetti come associazione abbiamo posto particolare attenzione alla tutela civilistica e abbiamo fatto ampio riferimento, ampio utilizzo a una nozione che il nostro ordinamento riconosce nel tema generale esplicito, che è quello delle molestie. Come sicuramente sapete, il tema delle molestie introdotto dalle direttive del 2000, poi dai decreti legislativi di recepimento, utilizza una nozione civilistica molto ampia che comprende tutti i comportamenti indesiderati, quindi con un occhio di attenzione a chi li subisce, indesiderati dalla vittima, che quindi è il primo riferimento per individuare se la molestia c'è stata o meno, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica nel nostro caso, aventi lo scopo o l'effetto, e quindi la nozione molto oggettivata di questa vicenda delle molestie, di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Tutti i requisiti che, secondo la giurisprudenza, devono essere considerati separatamente, quindi basta che ne sussista uno. Quindi, nozione amplissima, strumento utilissimo. Cosa non va e cosa, a mio avviso, potreste farvi carico di esaminare dal punto di vista delle modifiche normative? Non vanno queste cose. Primo, il tema dei fattori di discriminazione e i fattori quindi che rilevano ai fini delle molestie. E cioè succede questa cosa paradossale, la dico molto semplicemente e brevemente, è un discorso che può apparire anche molto tecnico, ma che in realtà poi ha una
un riscontro pratico nelle possibilità di utilizzare questi strumenti di difesa. La nozione di molestia sta nelle norme contro la discriminazione per etnia e non nelle norme contro la discriminazione dello straniero. Le prime sono la direttiva 43 del 2000, il decreto legislativo 215 del 2003, le seconde sono il testo unico immigrazione. Lo straniero sta solo nel testo unico immigrazione e lì non c'è la nozione di molestia, è un'assurdità, è illogico. La conseguenza pratica è che se io dico via da qui gli sporchi negri, via dal mio quartiere gli sporchi negri, sono punito per una discriminazione etica, ma se io dico via dal mio quartiere gli sporchi senegalesi, potrebbe non essere punita. Poi i giudici si aggiustano, cercano di rimediare a queste aporie del sistema, però è davvero illogico mantenere questa distinzione così capziosa e irragionevole. Allora, prima indicazione, bisogna mettere mano all'articolo 43 del testo unico immigrazione e portare lì dentro le nuove nozioni di discriminazione, compresa quella delle molestie, che sono state elaborate dalla legislazione successiva al 98 e quindi successiva al testo unico immigrazione. Seconda questione che lascio come proposta di lavoro, il tema della legittimazione attiva degli enti e le associazioni nel contrasto alle discriminazioni che, e quindi alle molestie che riguardano una collettività indeterminata di soggetti. Sapete che è un tema importante al quale anche l'Unione Europea dedica particolare attenzione perché, come sappiamo, c'è una difficoltà oggettiva della vittima singola della molestia a far valere, a presentarsi in giudizio, a esporsi nel contenzioso. Da qui la necessità, impostaci dal diritto dell'Unione, di riconoscere anche la possibilità di azione nelle forme che poi i singoli ordinamenti processuali prevedono, di azione di soggetti collettivi. Ma che cosa succede? Anche in questo caso la legittimazione, una aporia clamorosa, la legittimazione attiva è riconosciuta con la massima ampiezza. Tutti i soggetti, tutti gli enti e associazioni che hanno interesse a far valere il diritto leso, quindi con forma di massima ampiezza, ma solo per gli altri fattori: religione, salute, handicap, orientamento sessuale, condizioni personali, e solo in ambito lavorativo. Mentre invece per la povera etnia, invece, e a maggior ragione per la nazionalità, la legittimazione attiva passa attraverso il filtro di un decreto ministeriale, che è fermo al 2015, che mi risulti, quindi con complicazioni per essere iscritti, per entrare in questo elenco e con una riduzione notevole della possibilità di molte associazioni che operano di fatto in questo ambito a essere attori direttamente nel contrasto alle discriminazioni e quindi anche alle molestie collettive. Allora, seconda indicazione che mi permetto di dare, di suggerire, riordinare il tema della legittimazione attiva degli enti collettivi, altrimenti succede che se in ambito lavorativo un datore di lavoro, faccio sempre esempi banalissimi per spiegare, dice non voglio le donne col velo nel mio luogo di lavoro, se costituisce una discriminazione, qualunque associazione che abbia interesse può intervenire, mentre invece se si pronuncia una frase analoga fuori dall'ambito lavorativo con un riferimento al fattore etnia, bisogna passare da quell'elenco predisposto, limitativo, eccetera. Un'altra aporia ingiustificata. Ultima cosa, vedo che ho solo 2 minuti. Il tema importantissimo dei rimedi. Noi in sede civilistica queste azioni che rimedi prevedono? È il risarcimento del danno e il piano di rimozione nelle mani del giudice. Sul risarcimento del danno la norma ci dice poco, dice che può essere condannato anche al risarcimento del danno non patrimoniale, ma è davvero un'indicazione molto labile, perché il danno non patrimoniale è sempre soggetto a un'ampia discrezionalità, non mi dilungo su questo punto, ma dico solo che la proposta di direttiva sulla parità di genere in relazione alle differenze sulla parità salariale di genere, che in questo momento i vostri colleghi della Camera stanno discutendo di direttiva per rendere il parere alla Commissione europea, al Parlamento europeo,
contiene, per esempio, indicazioni molto più specifiche su cosa il giudice deve fare per quantificare questo possibile risarcimento del danno. Ma il punto centrale, davvero l'ultima cosa, è che ridurre l'azione giudiziaria in relazione al solo rimedio risarcitorio è davvero poco e è davvero inutile. C'è quest'altro strumento del piano di rimozione che però, detto solo così, i giudici davvero faticano a utilizzare, di fatto non utilizzano quasi, quasi mai, hanno un ampio spazio, ma di fatto non lo utilizzano. Allora, la nostra idea invece come associazione è che la pronuncia del giudice al quale si chiede di intervenire su una situazione di molestia possa veramente non essere la spada che divide vincitori e vinti, ma possa anche essere il luogo della fissazione da parte di un'autorità riconosciuta di una nuova regola sulla quale far ripartire la convivenza rotta dal discorso d'odio. E per fare questo cosa bisogna fare? Perché certo lì ci sono dietro il discorso culturale sul ruolo del giudice, sul riconoscimento dell'istituzione giustizia, eccetera, eccetera. Però un tentativo di trasporre anche in questa vicenda i concetti della giustizia riparativa, del quale immagino avete parlato con i magistrati penali negli incontri precedenti, e cioè trovare il modo perché si passa attraverso il reciproco riconoscimento, la parola che ha creato l'offesa, che diventa invece strumento di un nuovo dialogo, la individuazione di comportamenti non imposti ma scelti volontariamente dalle parti al fine di ricomporre una situazione di reciproco riconoscimento. Forse anche nella giustizia civile questo si può fare. Certo, ho finito. Per noi giuristi l'idea che per esempio il risarcimento del danno sia ridotto se c'è un comportamento positivo dell'odiatore è un po' anomala, perché si pensa che il risarcimento debba comunque tener conto solo della vittima e quindi non del comportamento dell'odiatore. Però io credo che se pensiamo a qual è il bene protetto, la dignità della persona, e se pensiamo che davvero questa dignità può essere più tutelata se l'odiatore assume dei comportamenti di riconoscimento dell'altro, allora forse potremmo, con un po' di fantasia, ma qui si può fare, ma qui il discorso diventerebbe tecnico, non c'è nel tempo, si può immaginare che anche in questa vicenda dell'azione civile contro la discriminazione con riferimento alla nozione di molestia, si possano prevedere da parte del legislatore forme di intervento che consentano una sorta di che favoriscano una sorta di ricomposizione, che è quello che davvero può essere il ruolo significativo del diritto nella vicenda dell'hate speech. Tre modesti suggerimenti di intervento legale sui quali mi fermo. Grazie Avvocato Alberto Guariso per questa sua relazione in rappresentanza dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'immigrazione. Naturalmente potrà reintervenire dopo gli interventi dei nostri colleghi. La prima iscritta a parlare è la senatrice Garavini. Prego, senatrice. Grazie Presidente, grazie Dottor La Sorella. Io vorrei semplicemente ringraziarla per la sinteticità del suo intervento, ma per l'opportuna serie di proposte molto puntuali che lei ci ha rivolto. Anzi, mi permetto di dire che andrebbe mandata come best practice ai nostri diversi relatori, proprio perché insomma prende molto sul serio quello che è il nostro ruolo di legislatore e quindi di protagonista nella possibilità appunto di intervenire con puntuali e precise proposte anche proprio di riforma dei provvedimenti già in atto o invece affinché il Paese si doti di determinati interventi normativi. Quindi nel complimentarmi con lei vorrei pregarla di farci pervenire le sue proposte emendative in modo tale che possano essere anche quelle oggetto della relazione che la nostra commissione andrà poi al termine dei lavori a redigere. Grazie. Grazie senatrice Laura Garavini.
La senatrice Carmela Minuto. Prego, senatrice. Sì, molto velocemente, per ringraziare comunque il relatore Chiapparino, perché è stato comunque molto preciso e devo dire che magari dovremmo fare un altro intervento oppure parlarne di più magari dopo aver letto nello specifico tutta la relazione, perché da quello che ho compreso, se non facciamo delle modifiche all'articolo 43, poco possiamo poi alla fine realizzare, poco potremo fare. Solo questo, Presidente, per ringraziare insomma della relazione che ci ha fatto, ci ha esibito oggi. Grazie. Grazie, senatrice Minuto. Anch'io voglio ringraziare l'avvocato Guariso. Avvocato, lei ha molto insistito nel suo... Avvocato Guariso, in realtà. Sì, no, ma... L'avvocato Guariso, sì. Avvocato, anch'io voglio ringraziarla per la sua relazione. Voglio partire da un concetto sul quale lei naturalmente ha insistito molto, che è quello da cui muove il lavoro della vostra associazione. Il bene protetto, quello della dignità della persona. Aggiungo la dignità inviolabile della persona. Ecco, da questo punto di vista io penso di rimarcare uno dei concetti che lei ha espresso nel voler che lei focalizzasse uno dei temi principali, cioè la mancanza dell'accesso ai diritti, quindi il tema di una politica pubblica dell'inclusione ancora insufficiente nel nostro Paese, in particolare per le categorie che sono oggetto di discriminazione, e quindi la marginalizzazione di queste categorie, se questo porta ad un aumento del hate speech, dei discorsi d'odio, dei discorsi di istigazione all'odio, e quindi anche ad un aumento del hate crime, cioè se la mancanza di una politica di inclusione sia il motivo fondamentale della mancanza di coesione sociale nel nostro Paese, e non solo questo, del fatto che la marginalità di alcune categorie può indurre poi alla propagazione dei discorsi di istigazione all'odio e dei crimini legati all'odio. Vorrei da lei inoltre affrontare con maggiore dettaglio di quanto lei non ha fatto finora, se ritiene, il rapporto tra linguaggio violento e discriminazione, per quella che è la vostra esperienza, discriminazione nei confronti degli stranieri, e alla luce degli studi del diritto antidiscriminatorio, se lei ritiene serva, sia fondamentale, avere nel nostro ordinamento una norma di specifica, una fattispecie specifica normativa di contrasto all'hate speech. Lei ha molto insistito, soprattutto in conclusione della relazione, sul concetto molto importante, a mio avviso, del reciproco riconoscimento, di nuovo dialogo, anche della capacità di saper rovesciare positivamente la parola d'odio contundente e di saperla trasformare invece in una parola che sappia costruire reciproco riconoscimento e nuovo dialogo. Quindi ha fatto riferimento al tema della cultura, al tema della scuola, al tema della prevenzione, al tema della giustizia riparativa. Se però lei non ritiene che appunto questa ipotesi che lei ha indicato con forza nella sua relazione abbia bisogno di un intervento normativo a individuare una fattispecie che possa valere per il web, ma che valga in senso generale nel nostro ordinamento sulla base degli studi di diritto antidiscriminatorio che lei e l'associazione che lei qui rappresenta portate avanti. Questo rimarcato anche
dal fatto, ad esempio, che l'ultimo dossier statistico sull'immigrazione, quello del 2020, fa riferimento al Covid, al periodo della pandemia, come motivo di aggravamento degli atteggiamenti discriminatori nei confronti degli immigrati. Grazie Avvocato, a lei la parola per la replica. Grazie mille, quindi no, senz'altro provvederemo a far avere queste proposte che avevo indicato in modo che possano essere ulteriormente approfondite e disponibili a un approfondimento ovviamente anche più tecnico nella traduzione, nella possibile traduzione in veri e propri testi legislativi. Anche in passato abbiamo avuto occasione di parlarne, perché in realtà le questioni che segnalavo possono talvolta apparire questioni appunto riservate un po' ai soli tecnici, ma quando pensiamo che l'intervento del giudice in queste vicende, per quanto debba essere residuale, ultimativo, venire dopo un lavoro su tutt'altri piani, come immagino tutti condividiamo, e però deve essere finalizzato ad affrontare la sostanza del problema, a dirci se quella cosa si poteva fare o non si poteva fare, se era libertà di espressione o se era offesa alla dignità, che qual è la parola dell'ordinamento su una vicenda di questo genere, qual è la parola della legge come espressione appunto del consenso collettivo, se qual è, e deve arrivare a dire quella cosa lì. Se si deve ingarbugliare prima, dire chi ha la legittimazione, qual è il tribunale competente, non sono entrato ma c'è anche un problema di questo genere, quali devono essere qui, allora ci si ferma alle schermaglie iniziali che magari interessano gli avvocati ma che in realtà non giungono alla sostanza del problema. Allora credo, ma ne siete sicuramente molto più consapevoli di me, il ruolo del legislatore è anche di sfrondare qualunque complicazione e di consentire che l'uso dello strumento della giustizia sia finalizzato a discutere dei diritti sostanziali e non delle schermaglie procedurali. Allora, da questo punto di vista, e rispondo alla seconda domanda, quella appunto sull'articolo 43, beh, insomma, lì la questione è relativamente semplice, nel senso che è semplicemente successo che quando si è fatto il testo unico immigrazione, si è fatta una norma che per quell'epoca era ottima, appunto l'articolo 43 del testo unico immigrazione, quindi datato 98, che però ha resistito a tutte le modifiche, quindi è una norma assolutamente apprezzabile, ma poi sono venute tante altre cose che hanno aiutato il diritto antidiscriminatorio a fare dei passi avanti enormi, e per quanto riguarda il nostro tema, soprattutto mediante l'introduzione di questa nozione molto, molto significativa, che è quella delle molestie. E là non è rimasto nulla di tutto questo percorso. Si tratta semplicemente di rimettere in ordine le cose e dire: va bene, abbiamo fatto un passo in più nella riflessione su questo tema, applichiamolo a ciò che già da allora ci sembrava sbagliato, e cioè la discriminazione dello straniero, e che ci continua a sembrare sbagliato. Ma allora affrontiamo anche quel fattore, la nazionalità, lo straniero, che è poi quello più, come dire, più pressante, la cultura come tema fonte di tensione, applichiamo anche a quel fattore tutti i concetti e le nozioni elaborate dalla legislazione successiva. Non dovrebbe essere un intervento particolarmente complesso, solo che non lo si fa perché, come sappiamo, ogni volta che scoccano questi temi poi scattano sempre meccanismi complessi di reazione, di prudenza, di paura e quant'altro. Mentre sull'ultima cosa, lo dicevo all'inizio, ne sono convintissimo che c'è l'associazione, proprio perché ha sviluppato moltissimo la sua azione sul tema delle politiche sociali e delle politiche di uguaglianza, che c'è questo legame tra l'esclusione dai beni, dai diritti fatta a livello di politiche pubbliche e l'esclusione che il singolo fa mediante il suo, chiamiamolo per semplicità, discorso d'odio. Anche qui faccio davvero un esempio proprio banalissimo per dare un'idea di che cosa intendo con questa cosa. Proprio per combinazione, negli ultimi tempi abbiamo approfondito in particolare la difficoltà degli stranieri
ad accedere agli alloggi, al mercato degli alloggi, incontrando anche assieme all'UNAR, che poi anche a seguito di quello ha intrapreso un discorso con l'Associazione delle Agenzie degli Agenti Immobiliari per intervenire su questi temi, incontrando situazioni davvero incredibili che rientrano nel tema delle specie di agenzie che si facevano comunicatrici di messaggi di privati dal formalmente espressi con no animali, no stranieri. Un'espressione diffusa, incredibilmente diffusa nella comunicazione del mercato immobiliare privato. Parallelamente abbiamo sviluppato per altri motivi invece un'azione giudiziaria contro le politiche dei comuni che attraverso un meccanismo complesso, ne leggete un esempio anche oggi su Repubblica per quanto riguarda la regione Piemonte, attraverso un meccanismo che di richieste di documenti, eccetera, eccetera, escludevano irragionevolmente una forte quantità di stranieri dall'accesso alla possibilità, non al diritto alla casa in quanto tale, all'accesso alla possibilità di avere un'abitazione pubblica. Ostacoli che poi poche settimane fa sono state censurate anche dalla Corte Costituzionale. La domanda è appunto, c'è un legame tra le due cose? Se la politica pubblica dice il nostro obiettivo è ridurre la presenza degli stranieri nelle graduatorie per le case popolari, la signora che dice no immigrati, no, no animali, no stranieri, si trova più legittimata a dire no? Sì, è evidente. Allora una riflessione sulle politiche pubbliche, come dicevo all'inizio, va assolutamente fatta. Abbiamo fatto molto, per carità, il nostro welfare ha degli aspetti positivi da questo punto di vista, soprattutto dal punto di vista dell'accesso alla sanità, molto meno sotto l'aspetto delle politiche di assistenza che hanno creato questo grande groviglio per cui migliaia di sentenze a favore degli stranieri, Corte Costituzionale, Corte di Giustizia, non sto a entrare nel merito, ma una situazione di irragionevolezza con oneri per la pubblica amministrazione davvero particolarmente sbagliata. Poi adesso, proprio a settembre, ci sarà un'ulteriore sentenza della Corte di Giustizia proprio riferita all'Italia su queste vicende. E quindi il legame c'è. Dobbiamo fare in modo che questo legame salti e che ci sia nella politica pubblica quel reciproco riconoscimento dei gruppi sociali che favorisce l'annientamento del discorso d'odio. So bene, ultima cosa, che esiste anche un discorso opposto, cioè esiste chi sostiene che le politiche di uguaglianza aumentano il conflitto tra gruppi sociali, ma su quello dobbiamo fare una scelta, non credo che ci sia riprova oggettiva dell'una tesi o dell'altra, è una scelta di valori e di riconoscimento appunto di una scala di valori. Ultima questione, è utile una modifica legislativa che meglio definisca i reati o gli illeciti in questo ambito? Sì, a mio non c'è una posizione dell'associazione, quindi parlo solo come studioso della questione. Credo senz'altro di sì. Sottolineo semplicemente che dal punto di vista civilistico quella nozione di molestia è perfetta. È uno strumento utilissimo, non dobbiamo assolutamente toccare nulla. Dobbiamo toccare dal punto di vista civilistico come viene utilizzata e quel tema dei rimedi, aiutare i giudici a fare in modo che la loro pronuncia sia fattore di ricomposizione, suggerirgli delle cose. La Corte di Giustizia lo fa in alcune sue sentenze, elenca esemplificativamente cosa il giudice può fare. Chiediamo che anche il legislatore lo faccia, non per mettere il cappello a quello che i giudici devono fare, ma per aiutarlo. Perché è un tema difficilissimo, sempre questo confronto con la libertà di espressione, eccetera. Allora aiutiamolo, riflettiamo meglio su cosa il giudice può fare, anche civile, a fini ricompositivi. E dal punto di vista penale, invece, ma ne hanno parlato meglio di me altri, concordo invece che una migliore definizione del comportamento illecito sia sicuramente utile. Dico solo quest'ultima cosa, se mi consentite. Noi spesso ci siamo scontrati dal punto di vista giuridico e lì penale e civile sono trovati sullo stesso piano con la difficoltà di qualificare illecito un comportamento che attribuiva un reato a un gruppo etnico perché i giudici si dividevano anche in Cassazione
Ma l'attribuzione del reato vuol dire che ce l'ho con chi commette reato o ce l'ho con l'etnia? È il caso classico, via da qui, rom che rubano, con chi ce l'ho? Con quelli che rubano e che casualmente sono rom, o con i rom in quanto tutti i rom rubano? E allora, come forse sapete, su questo punto i giudici, persino in Cassazione, adesso l'ho semplificata, si sono divisi. Allora è solo un esempio di come una miglior definizione, anche giuridica, del reato e quindi del comportamento illecito è sicuramente utile sotto tutti i punti di vista, e quindi credo che debba uscire questo invito al legislatore anche da parte della vostra commissione. Grazie Avvocato Guariso per aver risposto alle nostre sollecitazioni e averlo fatto su tutte con grande pertinenza. Grazie per il lavoro che l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'immigrazione porta avanti e spero, ma ne sono convinto, che per il proseguo dei lavori della nostra Commissione Antidiscriminazione potremo contare sulla vostra collaborazione in termini di approfondimento degli studi che conducete. Grazie ancora, voglio ringraziare tutti i senatori che hanno partecipato, quelli in presenza e quelli in collegamento, tra essi un ringraziamento particolare alla senatrice Liliana Segre, la nostra presidente. Ci vediamo per proseguire i nostri lavori nella giornata di giovedì. Grazie ancora.